La Salernitana scende in campo stasera a Cesena per dimenticare la sconfitta interna con il Vicenza e dare risposte importanti anche in chiave futura. Dopo due stop di fila alla squadra di Sannino si chiede una reazione. Il tecnico di Ottaviano sente montare la pressione e sa bene che un altro rovescio potrebbe porre fine alla sua esperienza a Salerno. L'augurio è che Sannino abbia preparato la partita con la giusta carica, ma anche avendo smaltito le scorie mentali del post Vicenza. Alla Salernitana serve una guida sicura, esperta, determinata, in grado di trasmettere idee e motivazioni senza eccessi. Il gruppo allestito durante l'estate ha bisogno di serenità perché solo così si possono ottenere risultati importanti. A Sannino la società ha chiesto una svolta, prima di tutto nell'atteggiamento tattico e non solo. Occorre avere testa fredda e cuore caldo, non perdendo di vista i problemi reali, senza rincorrere streghe e fantasmi. Che questo gruppo sia stato allestito con tempi lunghi, che non abbia in tutti i ruoli le giuste alternative, è cosa pacifica, come del resto che non sia in tutto e per tutto quello immaginato da Sannino. La riprova sta nel fatto che il tecnico abbia provato diversi moduli, cercando la quadratura giusta anche attraverso una colazione di campo di Rosina che resta ancora problematica al di là del valore e dell'apporto alla causa del calabrese. Due pareggi e due sconfitte nei via di stagione non sono un bottino soddisfacente, ma era da mettere in conto una partenza lenta sia per le difficoltà proposte dal calendario sia per i problemi di organico cui Sannino ha dovuto rimediare. I danni di un mercato condotto con colpevole ritardo e senza un filo conduttore dal punto di vista tecnico-tattico sono noti. La proprietà del DS e Fabiani non sono affatto esenti da responsabilità, per cui oggi scaricare tutte le colpe su Sannino sarebbe ingeneroso. Resta il fatto però che il calcio ha leggi ben precise e che ora come ora sia all'allenatore ottimizzare le risorse trovando un assetto ed equilibri anche extracampo indispensabili per poter dare una svolta. Al Manuzzi è già partita verità, l'ennesimo esame per la Salernitana e per il suo allenatore che prova a mischiare le carte per tornare dalla Romagna con qualche punto e soprattutto con qualche certezza in più. La prestazione dei granata e l'atteggiamento con cui affronteranno il Cesena saranno inizi pesanti per capire se e come si potrà proseguire sulla linea tracciata in estate o se sarà già tempo di ripensare e cambiamenti. L'estate sta finendo, il momento della verità per la Salernitana e per Sannino è già arrivato.